Ciao, sono Fede Morgana e benvenuti nel mio atelier. Oggi voglio mostrarvi come realizzare un pantalone ispirato al 1700, come questo. Vedremo come viene prima ricalcato il cartamodello, tagliato, cucito e rifinito in tutti quanti i dettagli, con tutti i bottoncini, le asole ed i passaggi, per renderlo più simile possibile ai pantaloni storici filologici del 1700. In un altro video magari invece vedremo come realizzare altre tipologie di pantaloni sempre da uomo ispirati a questo periodo. Se non hai visto invece tutti quanti gli altri video sul canale, puoi andare qui nella playlist e troverai una playlist dedicata per ogni epoca. Buon video! Partiamo dal cartamodello che potete acquistare sul mio sito fedemorgana.com e vi arriverà a casa su taglia o su misura in base alle impostazioni scelte. Lo ricalchiamo come sempre su un nuovo foglio di carta aggiungendo i margini di cucitura, riportando tutte quante le indicazioni e i dettagli. Scegliamo il nostro tessuto. Io in questo caso utilizzo un tessuto monoelastico, leggermente comfort nella direzione soltanto della larghezza, in modo da dare più agevolezza nei movimenti. Andiamo a piazzare tutti quanti i pezzi sul rovescio, li spigliamo, li tagliamo e andiamo a segnare tutti quanti quelli che sono i segni indicati sul cartamodello. Altri tessuti ideali per questa lavorazione sono i taffetà, i rasi in seta, misto seta o comunque tessuti molto sottili. Se scegliete tessuti non comfort, quindi fermi, l'importante è che controlliate bene la vestibilità. Io in questo caso, dato che lo adatterò a varie persone della stessa taglia, ho scelto un tessuto leggermente comfort. Andiamo a tagliare anche il segno del davanti e poi, come abbiamo già detto, andiamo a fare tutti quanti i segni. Prima con una penna che si cancella con il calore e poi magari li andiamo anche a ricalcare con un filo di imbastito lì dove abbiamo bisogno che sia visibile da entrambi i lati. Stiamo molto attenti a rispettare il dritto filo che è indicato sempre sul modello. Tagliati tutti quanti i pezzi, possiamo adesso passare all'assemblaggio delle due gambe. Quindi iniziamo ad attaccare la gamba davanti con la gamba dietro, posizionandola dritto su dritto e facciamo questo lavoro di spillatura lungo la gamba interna ed esterna, sia per una che per l'altra. Andiamo a cucire fino al punto di inizio dello spacco, che deve essere ad 1 cm sotto, come indicato appunto nel modello. Scegliamo un punto fitto e molto resistente, l'importante è anche il filato, che sia di ottima qualità. Possiamo andare a pulire i margini o con la taglia in cuci oppure con la macchina da cucire con il punto zigzag largo e abbastanza fitto. Io in questo caso ho scelto di utilizzare il punto della macchina da cucire perché è un filato di un colore particolare. Andiamo ad aprire i margini, a rifilare lì dove c'è l'angolino nella parte del cavallo, sia da un lato che dall'altro, quindi sia da una gamba che dall'altra. Dopodiché possiamo andare adesso ad unire entrambe le gambe, mettendo una al dritto e una al rovescio. Infiliamo la gamba al dritto all'interno di quella al rovescio, spigliamo tutto quanto il cavallo e andiamo a fermare con una cucitura dritta con il punto doppio o triplo, abbastanza fitto per dare maggiore resistenza. Passiamo a tagliare i pezzi che hanno bisogno di essere intelati, è indicato sempre sul cartamodello. Io utilizzo questa tela adesiva in colore nero in questo caso, però ovviamente dipende dal tipo di tessuto che avete scelto, se chiaro o scuro. Andiamo a tagliare tutti quanti i pezzi e ad attaccarli con il ferro da stiro. Poi andiamo a spillare di nuovo il cartamodello sui vari pezzi, li rifiliamo e anche qui andiamo a fare tutti quanti i segni, prima con un gesso o una penna che si cancella con il calore e successivamente andiamo a passare con l'imbastito per segnare i pezzi che c'è bisogno che si vedano sia da una parte che dall'altra, come ad esempio in questo caso la metà del cinturino della vita dove ci sarà la piega e stesso lavoro lo facciamo anche per i cinturini della parte sotto il ginocchio. In questo caso il tessuto, essendo appunto leggermente elastico, è necessario intelarlo. Se invece avete un tessuto un po', fermo e un po' più resistente, scegliete voi. Io consiglio sempre di intelare con una tela adesiva per dare un po' più sostegno, soprattutto nelle parti dove saranno fatte poi le asole. Quindi consiglio di attaccare una tela adesiva se non, il tessuto se non è troppo sottile, quindi se non si vede dal dritto, anche lì dove ci sono le asole nella parte esterna della gamba.
Dopo averle intelate, possiamo andare a doppiare le pattine del davanti. Le poggiamo su una fodera, io in questo caso utilizzo una fodera di cotone, le spillo e poi vado a segnare, come indicato sul cartamodello, la linea di cucitura e il termine di cucitura. Vado a passare a macchina, sempre ovviamente sul rovescio, e prima di rivoltarle vado a spuntare gli angolini con le forbici per farle girare meglio. Andiamo a tagliare il pezzo della fodera del davanti in due parti in fodera, come indicato sul cartamodello. Andiamo a tagliare i due pezzi sovrapposti e poi andiamo a segnare l'asolina e a fermare i due pezzi con gli spilli prima di andare a passare a macchina per stabilizzarli maggiormente. Se serve, intagliamo anche questa parte con una tela adesiva. Facciamo un'impuntura a macchina del rettangolo con un punto molto fitto. Apriamo con le forbici e arriviamo fino a 1 mm dalla cucitura negli angolini. Dopodiché rivoltiamo, per questo la fodera deve essere sottile, altrimenti non passa dall'asolina. E in questo momento possiamo quindi passare a unire la parte sotto che deve essere rivoltata dal dritto. Quindi la rivoltiamo, la spigliamo e andiamo a fare anche qui un'impuntura a macchina. Dopo averla cucita, andiamo a fare degli intacchetti lì nella parte dove gira maggiormente, la rivoltiamo e ora passiamo invece a tagliare le parti che servono per rifinire la pattina del davanti. Andiamo a stirare tutti quanti i pezzi, appiattendoli per bene, anche con un pochettino di vapore. Pieghiamo a metà quelle due striscioline che abbiamo tagliato per rifinire e stiriamo da un lato e dall'altro le due pattine. Passiamo a stirare anche le gambe dei pantaloni aprendo le cuciture e andando anche a ripiegare lì dove c'è la parte del sormonto, quindi dello spacchetto nella parte sotto del pantalone, andando a piegare come deve essere, quindi seguendo sempre le indicazioni del cartamodello. Ora passiamo con il filo da imbastito oppure sempre con una penna che si cancella con il calore, ma in questo caso preferisco il filo da imbastito così si vede anche sul dritto, andiamo a segnare tutte quante le parti che devono essere evidenti da un lato e dall'altro e che potremmo quindi perdere poi nelle fasi di lavorazione se sono segnate soltanto con il gesso. Passiamo ad imbastire lo spacco sotto fermandolo e andiamo a segnare con il gesso sia dove ci saranno i bottoni sia dove ci saranno le asole. Passiamo adesso a rifinire tutta la parte del davanti, poggiando dritto su dritto quella che è la foderina del centro davanti, andiamo a cucire soltanto la parte superiore. Facciamo un'impuntura molto fitta, togliamo gli spilli, andiamo a mandare tutta quanta la fodera e i margini verso la fodera, facciamo un'impuntura, rivoltiamo al dritto e adesso andiamo a fare un'impuntura con i margini sporchi a vista per fermare sia da un lato che dall'altro perché successivamente saranno ripuliti. Andiamo ad attaccare le pattine, soltanto la parte del tessuto, non quella della fodera, quindi mandiamo su la parte della fodera, attacchiamo il tessuto dritto su dritto e facciamo un'impuntura sempre 1 cm. Un'impuntura a macchina abbastanza fitta sia da un lato che dall'altro. Dopodiché, dopo aver fatto questo passaggio, possiamo andare a rigirare la fodera, a ripiegarla 1 cm, la fermiamo con gli spilli e andiamo poi a fare un'impuntura tutto quanto intorno sulla pattina per tenerla ferma anche nella parte del davanti che avevamo già cucito e rivoltato fino su all'orlo. Andiamo ad attaccare il cinturino nella parte inferiore sotto il ginocchio. Ci sono tutti quanti i segni di attacco e quindi andiamo sempre a poggiare dritto su dritto, spigliamo tutto quanto intorno, dopodiché andiamo a fare un'impuntura a macchina, sempre con un punto fitto e un filato adeguato. Andiamo poi a fare un'impuntura nella parte finale, dove il cinturino appunto rimane stondato come disegnato, sempre piegando, poggiando dritto su dritto. Facciamo un paio di impunture perché la stoffa potrebbe cedere e aprirsi, dato che dobbiamo poi andarla a rifilare per poterla rivoltare e quindi far uscire la punta stondata. Andiamo ora a pulire le cuciture che avevamo lasciato nella parte superiore del davanti del pantalone. Segniamo sempre 1 cm, spigliamo poggiando dritto su dritto e andiamo a fare un'impuntura fino alla fine, lì dove c'è la fine del taglio che avevamo fatto. Una volta impunturato, possiamo chiudere poggiando il cinturino sempre ripiegato dritto su dritto e dal rovescio quindi facciamo l'impuntura, rivoltiamo gli angolini e lo rivoltiamo al dritto.
Nella parte dell'interno della fodera possiamo andarlo a ripiegare 1 cm, fermare con gli spilli e poi andare a rivoltare al dritto per poter creare l'angolo preciso a 45 gradi nel bordo inferiore. Con un filo in tinta andiamo a fare dei puntini a mano per fermarlo. Per rifinire la parte interna possiamo andare a fare dei puntini a mano oppure possiamo andare a impunturare a macchina, dipende da come preferiamo. Andiamo a rifilare tutto quanto il bordo che ci avanza, fino ad arrivare appunto alla conclusione dello spacco. Per una maggiore rifinitura della parte interna vado a tagliare questi tasselli in 4 pezzi di fodera. Verranno assemblati poi poggiando dritto su dritto, due per un lato, due per l'altro. Li andiamo a rifilare tutti quanti intorno, li spigliamo e andiamo a fare un'impuntura a macchina molto fitta, lasciando soltanto una piccola apertura sufficiente per poterli rivoltare al dritto. Spuntiamo gli angolini, rivoltiamo. Dopodiché possiamo andarli a stirare per appiattire e possiamo andarli a montare lì nella parte interna dove c'è la fodera e dove c'è quello spacchettino che c'è rimasto da rifinire e possiamo fermarli sempre scegliendo se a mano o a macchina. Io in questo caso per maggiore velocità ho deciso di fermare tutto quanto a macchina. Ovviamente prima li fermo con gli spilli, quindi prima faccio coincidere bene le parti del centro davanti, poi lo giro a rovescio, li spillo, magari se volete potete anche prima imbastire e poi vado a fare tutta un'impuntura per tenerlo fermo su tutti quanti i lati. È arrivato il momento di attaccare il cinturino. Sempre come segnato sul modello, l'inizio e la fine e il centro. Passiamo a spillarlo tutto intorno, lungo la circonferenza. La parte davanti, sia da un lato che dall'altra, fino all'altezza del fianco, viene liscia, mentre tutta quanta la parte del dietro viene arricciata. Potete distribuire l'arricciatura o con una filza oppure a occhio, facendo la tecnica della metà di metà. Andiamo quindi adesso a passare tutto quanto a macchina con un'impuntura. Rivoltiamo, quindi tenendo piegato dritto su dritto, e andiamo a cucire la parte terminale del centro davanti, da un lato e dall'altro. Rivoltiamo e andiamo a fermare poi tutta quanta la parte dell'interno del cinturino, ripiegandola sempre a 1 cm. Rifiliamo gli angolini, in modo da poterlo rivoltare comodamente nella parte appunto del centro davanti. Procediamo spillando. Io preferisco spillare sempre tutto quanto lungo la linea che abbiamo imbastito, poi faccio scorrere, ripiego e in questo caso potete decidere se andare a fermare sempre con un punto a mano o con un'impuntura a vista. Io, come tutto il progetto, vado di velocità e quindi vado ad impunturare a vista. E lo faccio anche un'impuntura nella parte superiore per tenerlo maggiormente fermo. Fatto questo passaggio, siamo arrivati veramente alla conclusione. Ci mancano soltanto le asole, che anche queste potete scegliere se realizzarle a mano o a macchina, e poi ovviamente posizionare i bottoni. Le asole vanno fatte della larghezza adeguata in base ai bottoni che abbiamo scelto. Io ho scelto di inserire tutti quanti i bottoni della stessa grandezza e tutti uguali, tranne l'unico bottone nella parte del centro davanti, che sarà quello che terrà due asole, cioè quella del cinturino e quella poi della patta che chiude e sovrappone. In questo caso ho scelto naturalmente di fare le asole a macchina, come un po' tutto quanto il resto del progetto. Le cucio, le rifilo i fili in eccesso, le apro con il tagliaasole e poi appunto vado a fermare tutti quanti i bottoni uno alla volta, in maniera molto salda a mano, perché ho scelto dei bottoni con gambo. Comodi i bottoni con gambo perché ovviamente, soprattutto per la parte poi centrale, il bottone deve essere con un gambo molto lungo per poter essere chiuso da due asole. Vado ad applicare la mia etichetta e il nostro pantalone è pronto per essere indossato. Lo trovate disponibile in vendita sul mio sito fedemorgana.com e sempre sul mio sito nella sezione shop. Kit Sartoria potete trovare il cartamodello e sceglierlo o su misura o su taglia. E con il pantalone abbiamo completato il guardaroba da uomo del 1700. Troverete tutti quanti gli altri video sul mio canale e presto anche nuovi modelli.
Spero che il video ti sia stato utile. Puoi lasciare un like e un commento se usi tecniche differenti o hai altri suggerimenti. Oppure, se hai realizzato il pantalone guardando il mio video tutorial, mi farebbe molto piacere se lo condividessi sempre qui sotto oppure taggandomi su tutti quanti i social. Ti ricordo anche di visitare il sito fedemorgana.com per guardare tutte le mie creazioni e gli abiti disponibili per il noleggio o per richiedere la realizzazione su misura. Se invece sei interessata ad una consulenza o a un corso su un argomento preciso, oppure vuoi semplicemente un po' di informazioni per quanto riguarda il mondo della mia Academy, puoi contattarmi in privato su WhatsApp, sui social oppure sempre sul sito fedemorgana.com. Al prossimo video e ciao da Fede Morgana!